No, ve lo dico io, quella è la più buona che ho mai bevuto. L'ho assaggiata l'anno scorso durante la Sardegna, in Piazzetta Corrias per la prima volta. Ha un sapore caldo, fine, sottile, con un leggero retrogusto di mandorle amare. No, ma che? Ma se ne ho bevuto uno ugualmente buono in una sagra in Toscana, mio caro sommelier. No, Dasco, ma qual è Toscana, caro? Quelle sono cagate per turisti. Io so. Ma guarda, lascia stare, secondo me una cosa del genere la possono fare solo a Ristano, su questo non ci piove. Ma dov'è Ristano? Non conosci Ristano? Ma dove vivi? E allora non conosci nemmeno la Sortiglia se non sai neanche dov'è Ristano. Senti zio, ho solo chiesto dov'è, non vorrei rompermi le palle se non lo so. Oh, per me è impossibile non saperlo. Io Ristano me la ricordo quando andavo in varie palazzi Saia, ai giardini. Come quando ho finito con la scuola non ci vado più. Basta, mi state facendo perdere il filo, però cosa stavo dicendo? Ma cos'è questa roba? Ah, è una vecchia cartina. L'ho trovata dentro un cappotto che non mettevo più da secoli. Ma com'è che si chiama? Ma cos'è che stavo dicendo? Hai detto che la migliore in assoluto è quella che ha bevuto la Sardegna. Mi ha detto tutta un'altra cosa rispetto a quella che ha bevuto lui in Toscana. Ah, sì, ecco cosa stavo dicendo. Lo volete sapere come l'ho finita quella volta in Piazzetta Corrias? Cioè, stavo bevendo dal pomeriggio a notte fonda. Ero proprio alla frutta, ragazzi. Stavo bevendo proprio bicchiere. Quanti bicchieri fanno? Una marea. Alla fine ho beccato questo vecchietto tipo Bukowski, no? Cioè, avete presente? Gli ho fatto... Senti com'è così buona quella di Ristano. Vale. E lui mi dice tipo, vedi, Valle del Tirso, vedi, il segreto è l'uva, l'aria, la terra, l'acqua, la nostra esperienza. Cioè, mi capito, non avevo neanche mal di testa. Quindi, vernaccia. Wow.